Domani presenteremo una mozione per abolire i vitalizi degli ex consiglieri regionali. Ad oggi la Regione Toscana spende 4.600.000 euro l'anno per l'erogazione dei vitalizi ai consiglieri regionali. Cioè, non da dimenticare che il vitalizio va al consigliere, ma poi se muore va alla moglie, ma poi se muore va al figlio fino a 21 anni. Questo costo è abbastanza elevato. Noi abbiamo fatto un calcolo di quello che è stata la contribuzione e abbiamo valutato che quello che è stato versato da tutti i consiglieri corrisponde a 7 milioni e 350 mila euro. Con questa mozione noi vorremmo liquidare il versato da parte dei consiglieri e interrompere il vitalizio. Questa ci sembra una proposta sensata anche nell'ottica di un risparmio dei costi della politica. Noi in un anno e mezzo riusciremo a coprire questa che è la cifra versata giustamente dagli ex consiglieri, ma vorremmo che fosse l'ultima parte della cifra appunto che a loro dedicata e che fosse chiusa qui questa questione. Quindi presenteremo questa mozione affinché i vitalizi degli ex consiglieri siano cancellati e vediamo se il PD ce la vota.